Oggi a Sera in Festa ospiti il comitato di Povegliano rappresentato dal presidente Margherita e da Carlo. Benvenuti a Sera in Festa. Ciao. Allora la sagra di Povegliano sta per cominciare perché il 30 agosto è qui vicino, dunque dal 30 agosto al 2 settembre un 4 giorni ricchi di avvenimenti, è vero Margherita? Sì, molto ricchi. 4 serate ricche, ma parliamo principalmente della domenica perché è il giorno più intenso perché si parte dalla mattina e si va fino a notte inoltrata. Cosa abbiamo domenica? La domenica è una giornata interessante perché cominciamo dal mattino presto con il mercatino dell'antiquariato, che è classico delle prime domeniche del mese sempre a Povegliano, e dura dalla mattina alla sera praticamente. Poi invece abbiamo di importante quest'anno le visite alle risorgive. Il Povegliano è un territorio ricco di risorgive, perciò alla mattina alle 9:30 c'è l'incontro a Villa Baladoro e al pomeriggio alle 15:30. Tutti in bicicletta? Tutti in bicicletta. E se uno vuole vedere nel sito Facebook, oppure si presenta lì direttamente. Nel pomeriggio poi, se quello che viene nel pomeriggio vuole fermarsi per mangiare alla sera, nei nostri stand gastronomici. È già pronto, si prende il posto, si ascolta anche buona musica perché in queste serate ci sono le orchestre. In queste serate ci sono le orchestre. Partiamo da venerdì 30 agosto che precisamente c'è una serata per i giovani di rock and roll, dunque una bella serata in musica, si parte con una serata frizzante, si prosegue sabato 31 agosto con l'orchestra Ipotesi Band, domenica 1 settembre appunto abbiamo l'orchestra di Alex Malossi e Germana e si conclude lunedì 2 settembre con Micaela e Magnifici Orchestra e seguirà un bellissimo spettacolo pirotecnico. Sì, è classico il nostro e sempre apprezzato il nostro spettacolo pirotecnico. Immancabile. Sì. E dopo tanta musica sicuramente vi verrà anche un po' di fame, forse un po' prima. E il nostro Carlo qui a fianco ci vuole raccontare di preciso i nostri stand di Povegliano cosa offrono. Allora la sagra si sviluppa in due zone di Villa Baladoro, c'è la zona antistante a Villa Baladoro dove c'è l'aia e i portici, dove si sistema la cucina tradizionale della sagra e lì verrà distribuito il risotto tradizionale classico proposto dai risottari, poi i piatti un po' più sfiziosi come spaghetti allo scoglio e poi delle griglie sulle braci, non sulle piastre, quindi pollametti, grigliata mista, tagliata e quant'altro. E infine ci sarà il pesce fritto proposto da un'azienda storica di Povegliano che è Perina appunto, mentre dalla parte del parco viene l'organizzazione dell'aspetto gastronomico e bar gestito appunto dall'associazione delle attività di Povegliano, dove ci saranno degli stand che proporranno degli aperitivi, delle birre artigianali e dove ci sarà anche la musica che ci diceva prima la nostra direttrice. Bene, allora accontentiamo gli amanti del liscio, ma accontentiamo anche i giovani, accontentiamo anche i bambini, perché il parco innanzitutto è proprio l'ideale per sfogarsi, insomma ci saranno anche delle attrazioni. Il parco si gioca, poi abbiamo anche il parco Luna Park che funziona tutte le sere e poi abbiamo all'interno della nostra villa, che è una villa prestigiosa, una mostra culturale degli incisori veronesi e avremo una mostra di tappeti antichi. Addirittura. Sì, perciò venite a visitarla che ne vale sarà la pena. Interessante, sì, ne varrà la pena. Allora in bocca al lupo per questa sagra antica, perché sappiamo che essere una sagra antica del paese, e a tutti i telespettatori mi raccomando, Povegliano Veronese è facile da raggiungere dal 30 agosto al 2 settembre, Margherita, Carlo e tutto lo staff vi aspettano numerosi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.